È il momento della festività, è il momento degli auguri che vorrei rivolgervi con grande affetto e con gratitudine, perché io ricordo sempre che noi che siamo sotto i riflettori della politica, dei mass media, non saremmo nulla senza di voi, senza i nostri militanti, senza le persone che ci guardano con simpatia e affetto, che seguono la nostra battaglia politica e che ci sostengono. È il momento degli auguri per le vostre famiglie, augurando la serenità possibile per queste festività e per il 2011, un anno importante. Io mi auguro che vada avanti il nostro disegno politico. Noi non chiediamo e non abbiamo mai chiesto posti, abbiamo saputo fare sacrifici, abbiamo rifiutato la lusinga del potere, ma stiamo cercando di costruire e radicare un'altra idea d'Italia, un'altra idea della politica, una politica che pacifica il Paese, una politica che richiede maggiore concordia, perché le difficoltà italiane sono tante e vanno superate col concorso di tutti. Ognuno al suo posto, chi governa, chi ha avuto il mandato dagli elettori di governare, deve governare, e chi come noi sta all'opposizione in modo responsabile e serio deve concorrere da quel punto di vista al bene del Paese. Noi vogliamo pensare però in queste vacanze non solo a noi, all'Italia, ai nostri giovani, i giovani che abbiamo visto sfilare con cose condivisibili e con errori, ma noi siamo stati giovani e sappiamo che la strada è quella del dialogo, quella che ci ha indicato simbolicamente il Presidente della Repubblica quando ha ricevuto questi giovani in rappresentanza delle migliaia che hanno sfilato per le strade d'Italia. Non è solamente uno sguardo grato a chi difende la nostra legalità, alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistrati, coloro che consentono all'Italia di essere un paese libero con diritto di espressione per tutti, perché la legalità ha un presidio sicuro. Bene, non è solo a noi che dobbiamo guardare anche al mondo, ai popoli che lottano in tutto il mondo per la libertà, e non c'è vera pace, non dimentichiamocelo mai, se non c'è libertà. Pensiamo a Cuba, ai dissidenti cubani ancora nelle carceri di Fidel Castro, pensiamo alla Birmania in cui si sta vedendo qualche piccolo sintomo di novità, ancora troppo piccolo. Pensiamo simbolicamente ai cristiani, perseguitati per la loro fede nel mondo, a cui vogliamo rivolgere un pensiero grato e anche una piccola preghiera. Vogliamo dire a tutti questi uomini, queste donne, questi giovani, che la nostra battaglia in Italia, in condizioni senza dubbio molto più facili delle loro, è una battaglia che non li dimentica mai. Buone feste a tutti e un sereno 2011.